Ciao amici, la natura è straordinaria e durante la stagione fredda ci aiuta con tantissimi rimedi. Io ne ho proprio bisogno, sono tutto uno starnuto. Oggi vediamo una ricetta della nonna per fare in casa un potente antibiotico naturale. Ovviamente non si tratta di un vero antibiotico, ma di un rimedio che sostiene il sistema immunitario e ci protegge dai malanni di stagione. È una ricetta tradizionale fatta con aglio e miele. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, altri nuovi video. E dopo questo video andate a vedere la playlist con tutti i consigli contro i malanni di stagione. Scusa, ma questo aglio cosa fa di così speciale? Ora ve lo spiego. Uno studio svolto in Danimarca tra Copenaghen, Lyngby, Valby e Zurigo in Svizzera ha scoperto che l'estratto di aglio è efficace contro le infezioni polmonari di un ceppo batterico comune. E questo prova come mai l'aglio venga usato per tradizione come rimedio stagionale. Nel rimedio di oggi lo usiamo schiacciato e senza camicia, cioè la pellicola protettiva esterna. Si mette alcuni spicchi pelati di aglio e una tazza di miele in un vasetto e si lascia riposare chiuso per una settimana. In questo periodo il miele assorbe i principi attivi dell'aglio, come spiega la medicina ayurvedica. E come lo usiamo? È facilissimo. Si prende un cucchiaino di questo rimedio, aglio e miele, al mattino, puro o sciolto in acqua calda. Se lo usate per 7 giorni di seguito, i risultati non tarderanno ad arrivare. Per conoscere tanti altri rimedi naturali, iscrivetevi al canale e anche alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani su Facebook per sostenere il mio lavoro, restare aggiornati e chiedere consigli naturali. Inoltre in descrizione trovate il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Vivi consapevole e vivi meglio!